sto bene, non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, papà. Tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno. Non viene Rubino? Rubino si chiama. Ma che stai a fare? Ricordati che squali stanno arrivando! Hello, Clochard! E benvenuti in questa nuova boomerata! Boomerata. Scusate, ho detto boomerata. Bill di Rubino. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Radio Boomer. Allora, a parte che non si vede in cazzo. Che vedi, aspetta, sposta un po' sta telecamera. Quella è spenta. No, no, così è troppo. Io non vedo. Già così va bene, già così va bene, va bene. A banda de Frosinone. No, che cazzo. Un saluto al ridente, allora, paesino. In realtà stiamo aspettando Steven Hart. Sì. E l'ex militante di casa. In realtà Steven Hart è già qui. Steven Hart è sotto il tavolo. Ci ha mentalizzati tutti. Steven Hart sta in quell'angolino, ma non lo vediamo, capito? Fa tutti, sta fattivo così. Allora, nell'attesa che tanto ha parcheggiato e sta arrivando. Chi? Steven Hart. Ah, Spiego velocemente le regole. Per chi ha visto il gioco del caro Chitano, un saluto Chitano. Saluto. Grande Chitano! Bravo! Sono abbastanza simili, anche nel video mi sono ispirato a lui. Ci saranno anche qui, diciamo, dei rimandi tra qualche video, ok? Cioè un video può essere correlato all'altro, non sempre. Poi ci sono un paio di video che sono senza il videoclip, nel senso che parte subito la musica, perché magari è una roba strumentale. Ok. Teoricamente, cioè normalmente parte il video con un frame, esattamente come il gioco del Chitano. Si può indovinare già da quel frame, dura circa 10 secondi. Dopo quei 10 secondi parte il videoclip e si perdono punti, cioè si guadagnano meno punti. I due che erano 10 e 20? Sì, 10 e 20. Okay, quindi sono 20 all'inizio, esatto, e 10 dopo, quando perfetto, parte il video. Manteniamo lo stesso, così non c'è problema. Ma ora che abbiamo spiegato le regole, non abbiamo ancora finito. Abbiamo finito. Perché a differenza del gioco del Chitano bisogna indovinare artista e brano. Certo, giusto. Aspetta. Allora, uno dei due vale 5. Ok, questo. Okay. Entrambi valgono 10. Se invece quello da 20, 10 e 10. Ma facciamo presentare tutti i concorrenti. Certo. Oh! Dai, vai. Buonasera ragazzi. Mi sono presentato. Chi sono? Sono Pela, faccio parte del canale The Suckers con Daniele, che adesso non c'è. Il TikToker famoso. Come fai i balletti, no?
E niente, sono utile come... Non sono utile per niente, secondo me. Ma perché devi dire così? Mi sento una persona stra-inutile. E non lo dico per fare... scena. Vabbè, ti do il numero del mio psicologo. Va bene. Che ti farà sentire. Ma andiamo avanti! Poi, tra l'altro, ma andiamo avanti nacque proprio con Radio Boomer. Vai, Taco, vai. Ciao a tutti. Cazzo, ciao. Sono Dago, non bevo da 2 mesi. Ci ecco dopo, Steven. Andate ad aprire a quel che è appena arrivato Just Eat. Andate a aprire, per Dio. Mamma mia. Cioè, ma chi cazzo ordina Just Eat durante la live? Infatti, alla mia sinistra, destra. Alla mia destra c'è uno che non ha bisogno di presentazioni. C'è già sei una merda! Perché? No, buonasera a tutti, sono qui solo per sconfiggere Simone. Il 69% del Cerbero. Ma che vuol dire, Simone? Che nelle analytics... Di Simone che in alcune circostanze le succursali sono migliori delle centrali. Questo è vero. Che mi ha offeso pure a me, la pezzo del merda. Infatti sì, a tutti noi. A bozzo perché sono stato perfido. Vai, Buca, prego. Cioè... Ciao, sono Bucalalla e non bevo da 2 ore. Greve. Due ore è pure tanto. Presentazione fino adesso. Va, avvicinatevi, raga. Chi sole presenta una cosa celere? Alex, dai. Vai, ah, Alex. Dai, tutti, no? Ah, buonasera a tutti, sono Alex, sono la fidanzata. Brava. Top. Perché devi ridurre la tua identità a fidanzata di Mr. Mucci. Di Alex. Eh no, giusto, ma tutti siamo fidanzati noi stessi. Dave, purtroppo non c'è, purtroppo. Purtroppo. Raga, sono stato plagiato. Ma in che senso? Ma tu te plagi da solo, chi dà? Che vuol dire? No, nulla. Fai un sacco di training autogeno. Siamo stati manipolati tutti. Sì, dal mentalista che è giù al citofono e ci controlla mentalmente. Sono Archidano, comunque, siamo bella a tutti. Fili. Eccomi, buonasera. Io sono Sofì dei Me Contro Te. Mi metta la maschera, se no me caccia. No, sono trovato a proposito il cuore, di coppie celebri. Piacere, piacere. Dobbiamo fare un annuncio importante. A proposito di coppie celebri, Mantex e Mina si sono lasciati. No! Ma che sarà? Mina, controlla i direct, Mina! Anyway! Questa è una cosa gravissima. A meno male, era ora di mandare a far culo Mantex. Attenzione! Era ora di mandare a far culo Mantex. Date delle sedie a questi uomini. Sarà dura. Chi è il dementalista? Siamo un attimo a carenza di sedie. Servono 2 sedie. Allora, una abbiamo trovata. Una abbiamo trovata e una mo. Qualcuno mi deve. Prendi quella tua, Simo, dai. Butta la roba sul letto al volo. Ma che dici, Davide? Sì, ma che cazzo vuoi? Cioè, al limite la butto a lavare. Faccio prima. Podcast un po' immediato. Devo portare la roba sporca sul letto. Ah, perché sporca la lasci in camera, scusa. Ma non è che metti i vestiti puliti sulla sedia, allora quando me li levo. Scusa, non ho capito. Ma io ritorno tutto sfranto la sera, non voglio fare il viaggio fino al bagno. Però lo farò ora. No. Mi sto alzando, pela, cazzo! Stai coprendo! No! Prende il potere, Pela! No! Non li abbraccia. Ma che è? È la tua maschera, Pela! Greve. No, ridammelo. Pubblicità oculta. Ci siamo quasi, ragazzi. Quindi, porco Dio. Allora, Gianluca condurrà assieme a me. Sei carico, Gianlu? Sì. Sì. Anche me, Gianlu. Sì. Vabbè, pure meno, zio. Ha espresso tutta la sua energia. Ivan! Io! Vai, no, cazzo, Ivan! Quindi? Prendiamo le sedie e ci siamo. Ci siamo. Tempo un minuto, dai. Manca gente da presentare, dite. Ma cazzo ce ne frega. Manca Marta. Marta, vabbè, ma la conoscono tutti ormai, basta. Era solo un modo per temporeggiare, in realtà. Ci siamo tutti? Chiudete la porta, siamo pronti? Avanti. Io direi che possiamo partire. Aspetta, chiedo un attimo ai partecipanti la massima attenzione. Allora, mi rivolgo agli ultimi 2 arrivati. Intanto buonasera. Ripeto velocissimamente le regole. Anzi, le ripete Ivan perché ha capito sicuramente. Allora, bisognerà dire
Io. La prenotazione è io e braccio alzato, possibilmente il sinistro, per evitare sì, fraintendimenti. Sì. Esatto, anche se abbiamo militanti di Casa Pound. No, no, no. Dobbiamo stare attenti ad alzare il braccio. Ci bannano in 10 oggi, tutti io. Una volta data la parola dai nostri due conduttori. Sì. Potrete avvicinarvi al microfono per vabbè, si può anche denominare figurare la canzone. Allora, praticamente, a differenza delle ultime volte, ci saranno dei videoclip. Quindi, partirà con un frame del videoclip per 10 secondi. Già potete indovinare in quei 10 secondi e sono 20 punti. Ok? Se indovinate sia artista che canzone. Se poi comincia a partire il videoclip, quindi con la musica sotto, sono 10 punti, 5 per artista, 5 per canzone. Ho una domanda. Col primo frame non c'è la musica. Ho una domanda, se viene indovinato o l'artista o la canzone nel frame e poi l'artista nella canzone quando è partito il video, sono 15 punti. Sì, esatto. Oh. Esatto. E basta. Credo di aver detto tutto. Sì. Avete già cominciato? No, già... no, vi abbiamo aspettato. Perfetto. Ci siamo? Vai. Chat, vai, ci vai, siamo? Vai. Allora, Gianlu, stai molto attento tu con la chat sull'emoticon, anche perché c'è Ivan accanto, top scam proprio. Ivan scammerà proprio. Allora. Ma sì, io vedo quello, cioè le canzoni. Me lo ingrandisci al schermo, grazie. Cioè, che vuoi, no? Proprio tutto a schermo. Così. Ok. Wow. Allora, ci siamo. Sarei, 3. Pensavo che era una cosa più complica. 2. 1. Beh, ho plagiato Chitano. Io. Dai. Simone. Probabilmente Dawn of Victory dei Rhapsody of Fire. E la risposta è? Ma sto male, Davide. Chiude tutto. Okay. E la risposta è? Sbagliato. No, però i Rhapsody l'ho presi. È giusto, è giusto! E si inizia come si deve! 20 punti così d'amblè! Va, avanti. Aspetta, no, aspetta. Prima c'è la conferma, ci vuole. Allora, così almeno vedete anche. Adesso c'è il frame fermo. Mazza, mortacci tua. Ma tu ci stai mentre lo preparava. Sì, è vero. Ma, cioè, eh? C'è qualcosa, ma che è preparato? No, assolutamente no. Ma lei è formidabile. Io non ci sarei mai arrivato. Ma ho preso da un live. Ho detto la più famosa. Uno è live. Me l'hai mandati da. I titoli si vengono la prima. Sì, pure io. Ah, cosa importante. Quando appare titolo e artista, è finito. È finita okay la possibilità. Vabbè, certo. Quindi tu dubbi 20 punti secchi. Mamma mia, un applauso comunque, porca puttana. Bravo, no? Cioè, bravo Tutubbi! Bravo. Cioè, da un frame di un live, porca troia. Ma, infatti, questo non è video, ma perché dicono audio? Perché non esce dal mixer, scusa. Ah, bisogna scegliere la fonte audio di Audio PC okay con le casse nuove. Non si sente okay il video, Marra, non si sente il video. Vabbè, fanno bene a dirlo, dai. È la cosa fondamentale di questa io, live. Una cosa chiama? Non dovevo fare oggi, la gestione tecnica USB, immagino, musicale. No. Qual è? Apri. Come si chiamano ste casse? Mixing Driver 2 o 1. Proviamo, metti un attimo, Davide. No. Le altre? Okay. No, questa è una cosa gravissima. Non so quale sia. Qual è questo, l'uno? Questo, questo. Tanti danni, sì. No, aggiunto. Un po' che non ci vedo. Moltiplicazione. No. Quale cazzo è? Porco di Dio. Grazie. Ma no. Ho messo contenuti adatti a tutta la famiglia questa sera. Ma chi sei in culo le famiglie? Qual è la fonte? Qual è? Certo, così, proprio vai. Oh. Dovrebbe essere questo. Guarda un po'. Fermi. Tanto apriamo le gabbie qua. No. Vabbè, scusa Simone, io a questo, punto. Ma questa è una cosa gravissima. Io a questo punto. Ma sono tilto. Audiofilo, dove sei? Cioè, ecco. Stai, mettilo pure su. Sta davanti. Sì, in effetti. Non lo vedete, no. Ah, regà, ma non sto uscendo dalle casse, sì. Dati boom. No, adesso dal no monitor, adesso dal monitor. Adesso è per sì quello che non stavo uscendo dalle casse. Adesso dal monitor. Grazie per aver visto così, questa live. Esce dalle casse. Adesso sì, sì. Esce anche da lì, però bastiamo. Può essere dalle casse, però okay c'è sfondo. Questa manopolina. Con due. Sì, infatti.
Sì. Se mi passi un attimo un foglio, scriverò prima chi vincerà Radio Boomer. Chi vincerà Radio Boomer? Attenzione. Da buon mentalista scriverò prima chi vincerà il foglio, starà là e alla fine. Beh, ma tu dubbi, è facile. No, non me la gufate, stronzi. Non è detto. Me la sta da gufa. Demo da gufa. Ok. Sono il mentalista del mentalista. Non guardate, non sbirciate. Mamma mia, oh, che faine. Damiano, no, metti i modi con chat sulle modi con ci stai guardando. Allora, ci sono anche dei film. Ho scritto la previsione. Ovviamente. Vai. Penna, grazie. Ovviamente al film è legata una colonna sonora e niente, vabbè, dovete dire l'artista. Ci sono frame di un film, dovete capire la colonna sonora e poi partirà la colonna sonora effettiva. Andiamo. Sa, siamo imparati a memoria questo. Bravo, Trono! Ma questa ce l'abbiamo sentita. Sì, l'ho capito, Gianluca! Ma ce l'abbiamo sentita. Ah, l'abbiamo sentita già. Grazie. No! Silenzio! Seconda canzone. Mettete lo schermo qua. Io non vedo un cazzo, grazie. Infatti. Silenzio. Milano. Stop. Pausa. Sì, dai, no, devi dire no al film, no. Già dici che microfono, vado a un microfono. Vado a un microfono. No, non è. Se non lo dice sul microfono non vale. Cazzo. Tago. Midnight qualcosa. No. Allora avete rotto il cazzo. No, buoni tutti. Se la frase non viene detta al microfono è invalida. Okay. Giusto. Oh, Real Hero. Come? Real Hero, mi pare. Non mi ricordo bene. Ah, però va bene. Ronaldinho, no, ah, non no, credo. Non mi ricordo di chi è. Ok, qualcun altro vuole tentare l'artista? Aspetta un secondo, forse me lo dammi un secondo. Chromatics. No. Erano l'altri, pure loro. Adele! No, sì, Adele! Vaffanculo! Era un nome simile! Ti levo i punti! Ma che cazzo è? Allora, 5 punti per Kitano. Ah, Ria Hero. Bravo Kitano. Vabbè, il titolo l'ho preso. Bravo Kitano, bravo Kitano. Chi era? No, il nome non. Grazie. Non me lo ricordavo proprio allora. Bravo Kitanone. Perfetto. Grazie. Ma andiamo avanti. Se ma c'è andiamo il film avanti. Mi aiuta. Bravo, facciamo 4, cagolo. Silenzio. Pronti, eh? Uno. Attenzione! Io. Vai, Simo. Prima Simone. Prima Simone. Vai, hai 5 secondi. Call Me When You're Sober degli Evanescence. Sì! A 40 punti! Attenzione! Incredibile! Ma questa è una cosa assurda. Facciamo la prova, prego. C'è solo per il frame di quel cagnaccio. Solo per aver visto quel cagnaccio. Questa è roba di MTV. Eppure il mantello rosso. Ho visto il mantello. Vedi, stai a dormire. Non a caso, Simone. Silenzio. Io. Vai. Primo Horizon is Never Ends. Sì. Attenzione, vera. Incredibile. È Ben Zapper. Ma questo è lì. Subito dopo aver detto chi cazzo se guarda i video. È Livio quello. È Livio Ben Zapper. Ma che è successo? No, cos'era? Era quella, era la stessa. Atago, ma porra. Se dovete zompa, fate con le freccine. Questo ho fatto lo play. No.
fate con le freccette. Se figo, ma poi non si può fare con spazio. Allora. Grazie, ma dico, per mandare avanti di poco. Ma io non sto toccando nulla. Se sto fermo. Che è successo? No, sei tornato l'audio. Hai premuto M invece dello spazio. Mamma mia, muto. Giallo. Ma che vuoi da me? Ho premuto un cazzo. Ah sì, è muto. Leva il muto, leva. Spegni M, spegni M. Gianluca, che cazzo fai? Oh, demo di. Premi, fai con la levetta. Spazio intanto. Metti pausa, metti pausa, metti pausa, mettete pausa. Tanto c'è. Sì, ma poi è bello che volete da me. Cioè io ho preso lo spazio, bizzarra, adesso me ne vado. Già sono nervoso oggi. Io toccherò silenzio! Solo lo stream deck. Silenzio! Da silenzio! Tocco solo lo stream deck, se no svalvolo. Zitti, raga, zitti un attimo, deve partire. No. Il film io lo riconosco. Non me ne frega un cazzo. Ah! Io? Vai Pela! Sì, di! Che cazzo ne so degli zii! Vedi in teo adesso! Sì, buonanotte! Vabbè, regga il furatrim, basta! 5 punti! Vabbè, finché non appare la scritta! Io! Vai! Trent Moller! Bob Marley! Vediamo, lo scritto! Posso ricordare te c'è! Bob Marley, abbasso! Bob Marley, Bob Marley! È bannatissimo. Ah, di massa. Vabbè, 5 punti. Nice, nice. Silenzio, Boni, per Boni. Dio. Eccola, lo so io. Vai. 30 second to Mars. Sì. Harry Kane. Sì! E c'era 20 punti. Bravo, attenzione. E c'era il giochetto con Jared. Secondo me sul foglio c'è scritto da solo. Jared Leto. Con Jared Leto che è il Requiem for a Dream. Jared Leto. Buongiorno trono. Appunto è quello che sta. È quello che sta in Requiem for a Dream. Esatto. È appunto l'ho messo. Attenzione, Ivan, più carico. Vai, va, vai, vai. Allora, Annie Lennox. Sì, brava. Sì, sì. Bravo, bravo. Secondo dopo. Ma era il gruppo, però. No, no, detto non lei da sola, però. Vabbè, però c'è stata. Mamma mia, no, va bene, dai. Sparire dentro un posto, scherzo. Poi. Va bene, dai. No. Poi alcune le ho mutate dopo perché cerco di evitare il copyright. Anche se. Vai, Neromante. Mario, let me love you. Sì! Questa la sapevo. No. Ha fatto prima lui. Grande. Bravo. Chissà come mai l'hai indovinato. No, volevo dire perché so. Fatemi parlare perché so che lui piace sta musica. Musica che pezzo di merda. La musica. Altro che mentalista, ma lei è un depensante assoluto. Posso finire il discorso? So che lui piace questa musica perché lo conosco. Ma andiamo a paraculo. Finisci la frase, questa musica da. Finisci la frase. Questa musica. Questa musica da boomer. Basta. No, andiamo avanti. Silenzio.
Grazie per il sub. Ma cos'è qua, porco Dio? No, buono, buono. Fame con calma. Raga, buoni, buoni, buoni. Silenzio. Io. Aspetta. Simone ha detto prima io. Megadeth, sì. Il gruppo. Sì. La canzone... Ne sparo una a caso perché non l'ho mai visto. Tornado of Souls. No, anima. Però 10 okay. Punti. Ok. Io detto anima. Ho visto il friend dei Mustang, ma andiamo avanti. Nessuno? Vero, vero, Holy Wars. No, che lui non mi piace, è un gallinaceo incredibile. Attenzione. Attenzione. Quando nessuno non la conosce. Vabbè, sì che è, oh. Salmo. Dovevate star zitti, non avete sentito, c'era un indizio. Vai, 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 Bronte, sento da qua. Allora, Colle del Fomento, Sergio Leone. Sì, bravo. 10 punti. La nuda, occhi bruciati dalla vita. Se la vita è dura, è solo un modo per guardare dalla fregatura. Usa il sogno e lo capisci che è una fregatura. Sul palmo l'ultima spiaggia. Un'ottima occasione per chi se la spiaggia. E chi se la spiaggia di persone come me. Come te c'era una volta, ma adesso c'è. Sì, adesso c'è un buono brutto, un cattivo. C'è solo un istante con il nome del destino. Dovete sentire perché a volte sono degli indizi. Videoclip storico. Tago. Matta Fix. No. Marta. No. L'ho citato in 1000 videoclip. Io. Vai. Rude Santo. No. Il microfono. Sono dei Rolling Stones. Sono i Rolling Stones. Canzone. Living in the Tosta. Brava. Grazie per il sub. Silenzio, guardate bene il frigo. Io, Lady Gaga. Sì. Questo lo so. Sì. E io, quella della Monca, ma cazzo. Poker Face, la butto lì. È Bad Romance quella della Monca. 10 e 10. Vabbè. Bravi. E quella che risponde. È Bad Romance. Roma, Roma, Monca, Gaga, la, what you been romance. Quanto sta schizzando? No. Top Alien. Silenzio. Grazie, bro. Io. Vai. Questo è Eminem. Sì, sì. Got me. Sì. Cazzo. Brava. Brava, la sapevo pure io. Jesus back. Back again. Shady's back. No, no, ogni tanto lo levo io per il copyright. Okay. Perché vorrei ricaricarla se possibile, ci proverò, anche se non credo. Basta levarlo ogni 8. Io! Io cazzo! No, non lo so, aspetta, chat qui mi serve. Chiunque non sia so chi sia stato. Tra... Prima, io, ho sentito io lo bene so. Trono. Tra Simone e Trono. Mettete pausa. Vabbè. Vabbè, si sa. Allora chat, apri la chat, Gianlu. Allora, sondaggio in chat. Io ho visto Trono e Simone. Vai, facciamo pure un po'. Ma scelgo pure io perché sei di casa, maledetto. No, 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 dovete essere onesti. Ragazzi, chi non ha visto, non voti. Pure io per onestà lo darei a Trono, che ho visto più, ho sentito. Vabbè, il suo io prima. Il momento, Simone è più pagato, è un signore. Non liberare. Vediamo la chat. Ragazzi, mi raccomando, votate in maniera sincera. È inutile che scrivete Simone, Trono, votate. C'è il poll? Sì. Vogliamo fare una che lo dico io, ragazzi, dici te? Vabbè, ma tanto...
Trono 58. Ma va che sta vincendo, dai, grazie Trono, dai. Si può anticipare il pool. Si pronuncia Simone. Finché è tabacco, sì. Si può anticipare il pool, ma andiamo avanti. Trono. Ho vinto, allora. Bello figo coronavirus. Ma lasciatela aperta la chat, porco Cristo. C'è Alex qui e Ivan lì. Quindi è impossibile, non si può. Quindi ha vinto 20 punti. L'ha detto, è questa o non è questa? Io non ho una lista. Ragazzi, non so un attimo, non è ancora finito il sondaggio, perdiamo. Vabbè, ma ha vinto da un'ora, dai, ma è palese che ha vinto. Ormai l'ha detto, ormai ha sparato lui. Vabbè, qual è? Ma andiamo avanti. Figo coronavirus. Sì. E andiamo! Beh, in teoria sarebbe coronavirus. Però, precisi. Coronau. Bello che io indovino tutte queste canzoni d'autore proprio. Mamma. 20 punti. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Silenzio. Io Simone ACDC, sì, chiaramente. E la canzone era impossibile capirla. Lui spara a caso, io. C'hai 5 secondi. Lui sta suonando presumibilmente un La maggiore. 3, 2, 4. Thunderstruck. Ora se ci ha preso a culo. No. Dovevo fidarmi della maggiore. Sì. Che? Mi dissocio. La sigla del Baywatch. Ago. No. L'ho fatta qua. No. Lo squalo. Io. Ah, Blondie Call Me. Sì. 20 punti. No. Dovete stare zitti. 10 iniziale, era iniziata, 10. È 10, scusami, sì. Qualcuno che fronteggia il Dudubbi qui. Ma come siamo con la classifica? Vogliamo dire così come classifica, siamo? Per il momento c'è Dudubbi a 70. Alex 40, Trono 40, Pela 25. No, cazzo ho detto. No, scusami. Ho sbagliato, mi sa. No. No, ha fatto 20 lei, scusami, e Trono 30. Ok. 20, 30, 20 Neromante, 20 Steven. E Kitano 5, Edo 10 e basta. Sì. Poi c'è Ivan che è una persona inutile. Ma Simone, no, con i ci vuole fare il premio, ci vuole fare. Ma ancora, ma guarda, manca tanto. Ma io manca spesso molto. E volentieri ho perso dei Radio Boomer, quindi ma questa musica fa cagare. No, no. No. Tutto incazzato. Però posso dire silenzio. No. Attenzione! Io! Vai! Cacchio. C'è 5 secondi. No, cazzo! 1, 4, 3, 2, 1. Che a caso! Non mi ricordo mai che c'è. Vabbè, dai. 5, il prossimo. Il prossimo. Play. Faccio play. Nessuno? Io non so. Non è un film. Non è un film. Non sento. Vai Marta. Sì. Okay. Canzone. Ok, sono 5 punti per il momento. Oppa, capolavoro. Grazie per il tappo. Silenzio. Non il film. Non il film. Vabbè, il film è proprio. Aspetta. Dovete prenotarvi. Chi si prenota? E io mi prenoto. Vai, Gitano. Microfono. Allora, microfono. No, me ne frega un cazzo il film. Vabbè, però fammo di She's on Fire, mi sembra. Forse. No. O Dance, Dance, Dance. Una delle due, scegli. Cazzo. Quella prima non vale. Poi andiamo avanti. Butto Dance, Dance, Dance. Andiamo. Vediamo se qualcuno è Play! Play, potete prenotarvi! Vai!
La canzone secondo me è Rush Rush. Ok, giusto! Bravo! Però non so. Intanto 5 punti. Mi ricordo proprio chi ha fatto. Si può indovinare ancora? Sì, so per 5 punti. Sì. Giorgio Moroder dovrebbe essere. La fate quasi tutte lui, non so se questa. È una delle poche che hanno fatto. Attenzione, concentrazione. Io vai. Allora, vabbè, lui è dei Dream Theater. No. Ah, Rush, scusami, i Rush. Però un po' fa così. Dai. Ma è chiaramente coso. Mi sono confuso, dai, sui Rush. No, sì, non puoi, è uno. Uso le armi che c'ho. Vabbè, metà punti. Te puoi riprenotare. Vabbè, metà punti. Canzone? Tu dei Rush che conosci? Ma questo è metagame! Metagame! Tu dubbi! Metagame! Oh, e non siamo su Among Us! Tom Sawyer! No! No! YYZ! Ma basta, se non va! Basta! È scaduto! Però nessuno ha capito. Un barone, un baro! Esatto! Vabbè, comunque 5 punti, dai! È quello che ho detto io! Perché ne conosci tu? Non so, però vabbè. No, certo. Live, sì, eh. Questo è un 5 quarti per chi vuole sapere. Ho messo quella più nota anche perché era in live. Sì, sì. Quelle live sono difficili. Sono difficili. E tanto quando è cioè, così la musica dipende. La levo quando è così, così in realtà dipende perché magari chi conosce bene i componenti becca subito sì, il gruppo. Sì, 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 capito. Da. Sta canzone è capolavoro assoluto comunque. Sì, sì, sì. Adesso in poi è così, Attenzione! Vai! Questa è di Manson? Sì. E la canzone è... Cristo no! Vabbè, mi rimane... Your hotel heart won't be so vacant and I can't tell that you ain't faking because I take death threats. Nessuno dal titolo? Leviamo il volume, sennò c'è perché il copyright. Ma sono 10 punti pure per film, non capito. No, no, film non. Non è un, a parte che questo non è un film, è un videoclip. Però no, il film non conta, è soltanto magari se è una colonna sonora di un film è per aiutarvi. Però è sempre la canzone. Tanto l'ho tolto dell'audio, No, perché hai tolto? Perché non becca il copyright. No, ma lascialo qualcuno. Io. Vai. Vaffanculo. Re del blu, re del mai. Ok. Di vabbè, Renato Zero. Sì, vabbè, sì. Nightmare originale Before Christmas. Originale chi è? Io. Lei originale, sta detto Danny Elfman. Giusto. 10 e 10, dai. Tu lasciati che riderai. Però siamo piccolissimi trucchetti per stupirti un po'. Ma qui è Renato Zero. È uguale. Vabbè, è uguale, dai. Ma comunque quando mormoro ciao, olorando, tremano tutti e si disperano così. Io, vai. Renato Zero, Sanremo 1990. Ok, canzone. Silenzio. Spalle al muro. Bravo, t'ho pure fatto sentire. No, ma la conosco. No, la conosco da quando sono piccolo. Ma questi sono messi d'accordo. Mio padre sta cosa. Mio padre è un grande fan di Renato Zero, lo so tutto. Vabbè, ma poi queste edizioni ma si sono messi famosa. D'accordo. No. Si sono messi d'accordo. Ma non è vero. È uno scam. È uno scam. No, ma nel senso cioè è famosa questa edizione di Sanremo. Ha vinto. No, non ha vinto, credo secondo. Ah, secondo, primo Toto Toto Cutugno, cazzo. Vero! Che Toto Cutugno, chiamato l'Eterno Secondo, ebbe una redenzione grazie a questo. Voglio Mediaset,
Questo è Rai. Forza che c'è in te. Beh, quanto non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima lacrima, e tu lo sai che c'è. Ma se detto che Achille Lauro è un clown. E tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, fa quello che hai da dire. Ma vali 4 lire, dovresti già morire. Tempo non ce n'è più, non te ne danno. Chi mette le emoticon così è un coglione. Mamma mia, che e io? Vai. Pippo Solo? Sì. Pandorelli? No, no, no. Ah, io? Bataclan? Sì. Sono, aspetta, sono... 10 più 5, sì, quindi. Io invece che il titolo pensavo fosse una... No, 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 ci dissociamo dalle confessioni. No, l'ho tagliata, era il titolo. Tranquillo, l'ho tagliata quella bannabile. Ho levato ogni possibilità di ban. Un saluto a Pippo. Ti inviterò alla prossima puntata di Radio Boomer. Top guardia. Io. Vai. La canzone chiama Deliver Us in inglese e Ascoltaci in italiano. Brava, sì. Mamma mia. Oddio, pazzuola. Non trovo. Oddio, I cantanti non lo so. C'è 5 secondi, 1. I cantanti non lo so. Va bene, comunque 10 punti. 10 punti, bravo. 10 punti, prego. Potete fare prenotare? Notare? Questa canzone pure. Vai, vai, già fa. Boni. Tornerà. La canzone pure qui. Al tirare. Vai. Mosca, ma proprio lì. No, no, la cantante italiana, no. Cioè. No, no, no. Tanto anche nell'edizione. Anche nell'edizione italiana c'è la stessa che la fa nell'edizione originale. In più. Mi viene Siria, ma non è il nome suo. Così devi andare, figlio mio. Franza la fa in originale e la fa anche in italiano insieme a Ilaria Budè. So sì. Questa pure, madonna mia. Tempo dell'addio. 10 come va? Bravissimo. Io? Vai! Katy Perry, Dark Horse! Sì! Attenzione! Rimontone, sta acchiappando tutuppi! Attenzione! Ovviamente pure qui c'era il joke, si no? Let's Sta canzone è stata accusata di plagio per questo sintetizzatore. Perché era di un'altra canzone. E poi di me quale, sono curioso. Sì. Una sorta. Sto beat è uno spettacolo assurdo. Sì, infatti è molto figa senza. Ma che... Non è... Vai, non è... Michael Jackson. Sì! Canzone? La canzone non me la ricordo. Va bene, 10 punti intanto, andiamo avanti. No, non è un film, è il videoclip. Sì, è il videoclip, non mi ricordo la canzone, ma il cantante... Pure qua c'è, vedi, continua la linea. La linea egiziana. Attenzione, si può ancora, attenzione. Allora, può essere che si chiami Walk Like an Egyptian, ma quello è un altro allora. Do you remember how it all began? Devo dire che mi sono ispirato al Kitano comunque, quindi sempre un grazie al Kitano. Non il gioco in sé che è nato prima, ma la struttura del video. Che ti sente giocato. Silenzio.
Ce l'ho! Ragazzi. Ce l'ho! Io. Non è una canzone, ovviamente. È un inside joke. Top film. Adesso vi espongo il piano. Io. Non si vede nota, raga. Non è una canzone. Sarà una serata particolare. Oh, sei roba da fraccia sto, eh. C'è proprio te. Ho qua tutto. Ho da censurare. Adesso vi espongo il piano. Sarà una serata particolare. Oh, sei roba da fraccia sto, eh. È proprio te, parli. E poi come parli? Ma da dove sei, Michael Jackson? C'è della allora! Non sappiamo un cazzo, Gianlu! Aspetta! Vai! Elvis, mi pare! Sì! Glieli diamo, glieli diamo 10 pure per un secondo e partire! La canzone? The Pelvis! Oddio, la canzone... Non vorrei... non mi ricordo. Chi? Marta. Prima Marta. Sì! Attenzione, 10 e 10. Mi ricordavo solo rock. Quindi... Andiamo avanti. Cioè, in questi pochi secondi per l'ora. Ah, sì. Don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair and rock. Everybody. Sì, bravo. Appunto. Bravo, Ivan. Sì. Io! Steven, credo. No, flashato, scusami. Belle bucione. Che puttana. Vai, vai, vai. Chi si è prenotato? Chi era? Abbiamo flashato. Nessuno. Due. Nessuno? Ok. Ma avete visto due tette? Vi è partito. Dai, provo a dire... non riesco a vedere bene. Intanto dico Destiny's Child. No. Ma dai! Andiamo. E il sole ci... Diro Matte! Dico solo Bash. D'Argent Amico, Bocciofili. Sì! Il mattino ti dona, mostra quanto sei buona. Mettimi questi meloni in mano, fai come l'ortolano, che non ne posso più di andare piano. Esci quelle voci che le voglio, lo spargere con l'olio. Ho voglia di svuotarmi il portafoglio. Mettimi questi meloni in mano, fai come l'ortolano. Boni, raga, boni. Occhio. Oddio! Vai! Prima Marta! Marta, Marta! Zucchero per colpa di... No, però zucchero è giusto! Taco! Andiamo avanti, a partire! 10 punti a Marta! Vai, vediamo. Alex, vai! Dilla! Vale Morena, sotto questa luna piena! Come cazzo si chiama? Vale Morena! Andiamo! 10 Marta, 10 Alex! Infatti pure il video non c'ho presente di questo. In chat hanno messo Sugar l'emoticon. Facciamo, giustamente c'è Ivan che vuole dire qualcosa, eh? No, dico, il video è uno scam, perché se uno conosce la canzone ma non ha mai visto il video. Vabbè, ma è un'evoluzione di Radio Boom. Che possiamo dire che se c'erano solo le canzoni tu le seccavi tutte. Ma stai zitto che non conosci un cazzo. Ma vaffanculo. Ti sei messo a fare il presentatore perché non ne conosci mezza. No, questa è un'accusa gravissima. È fattuale. Che poi è la verità su di me, per esempio, però. Sì, sì, sì. Grazie per tutti questi sub, ragazzi. Lo Sugar è ben altro, non è il nome. Sotto questa luna piena. È ben altro lo Sugar qui. Under the moonlight. Vai la chitarra. Io. Tutorial piano. Raga, porco Dio, ve l'ho detto prima. Ve l'ho detto prima, state zitti. E la conosco, però. Penso chiunque. Non so come si chiama. Ah, io. Vai. Vabbè, è Lacrimosa. Sì. Bravo. Di Mozart. Sì. Ok, ok, ok. Grandi dubbi. Io pensavo che era vero. A te ce l'ha Broghi, non lo so, arriva la scella. Allora, stava molto oltre la metà, cioè però non un po' oltre la metà. Allora, Mozart, dovete stare no, la metà de no. È una ripresa antica. Potevano fare
farlo il video. Allora, esatto, come ho detto prima, alcune sono strumentali, quindi non c'è il video e valgono meno, ovviamente. Però dovete stare zitti, sennò. Vale 10 punti. Valeva 20 questa, per bellissimo. No, 10. Ma come? E come facevano a indovinarla col frame? Non, ho detto, non c'è. Ah, non c'è il frame. C'è il bonus. Vale solo. Se indovini è 10. No. Andiamo avanti. Dai, ragazzi. Andiamo. Forza, cagate coi. Ma andiamo avanti. Mamma mia, pareva un film con noi tutti zitti qua e la musica sottofondo. Il rallentino che tipo ci sparava. Che da gallini. Aspetta, non fa così, dai, che poi va troppo avanti. Non so, passa la gente. Senti che climax. Qua c'è delle ditina fluide proprio. Come mia. Fire musket, but I'll run you through. Dio, Massimo. E Iron Maiden. Sì. The Trooper. Giusto, giusto. Quanti? 10, perché era partita. 10, in 20 si può fare. Difficilino, difficilino. Si può fare, si può fare. Ne bastano 3-4 prese. Io. Insieme, non lo so chi. Però lui ha alzato la mano. Vai. Ha alzato la mano, però. Ha alzato la mano, pela. Pela, no, pela, vabbè, pela, pela. Ok. C'è la canzone perché deve partire. Attenzione, puntate l'occhio. Io insieme. Insieme totale. Questo è stato proprio in sincrono. Questo è. Aspetta. Sì, ti regati. Io divido i punti con le okay. Se ti indovino comunque. Allora, dine uno delle due. Vabbè, io apri la vigna. Ok. Girlfriend. Ok, anche tu. Divido con Barbie. Allora, 10 e 10. Lo sapeva, per cui 10 e 10. Questa solidarietà femminile è proprio perché non siete arrivate da nessuna parte nella storia dell'umanità. No, 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 saresti tenuto tutti i punti da capitalismo. Bravo, migliore con le almeno si costruiscono gli imperi così. Ma non si dicono, non diciamole così al Cerbero. Le prime erezioni della mia vita. Chat. È come prima, dovete sentire. Io. Eccola. Tubular Bells, che è la colonna sonora dell'esodocista di oddio il nome. Intanto di 5, no, 5 per il momento. Posso provare? Aspetta, vedi 5 secondi. 1 2 3 4, 5. Prenotazioni. Io direi Goblin, ma mi sa che ho sbagliato perché l'altro no, horror, vero? No, non è l'artista, no. No, non è okay. Goblin. Non sono i Goblin. Mike Oldfield. Sì! Attenzione, Dudupi! Ma vaffanculo! Non lo sapeva nessuno! Ha fatto un album in tutta la sua carriera! Non si è riprenotato! Vaffanculo, ma andare a cagare tutti. No, vale. Ma però tocca a me a casa, stravinto. Sì. Quasi si gioca per il secondo posto, mi sa. Ma che si vince? Un cazzo. Essere malmenato da tutti gli altri. Rissoni in live. Comunque, Simone, la canzone preferita di Livio, cioè l'artista preferita di Livio è Madonna. Ah, per la vita. Tubular Bells. Sicuro. Ma perché è religioso? Questo stai Madonna! Cioè veramente Madonna! Shh.
Ivan, attento. Cioè, Ivan, ma devi freddo. Io! Vai! De Prodigy in Venice must die! No! De Prodigy è giusto! Cazzo! Io! Non so chi, no, pausa. De Prodigy io! No, bella, silenzio! Io! Silenzio! La voglio ridire! Silenzio! La voglio ridire! La voglio ridire! No, fermi. Perché? Allora. Sono pronta, dimmi l'altro. Allora. Hai passato la palla e adesso non so chi, tra Marta e Silvia. Ma io sbaglio il titolo! Ah, tanto 10 punti. Faccio il gentiluomo? Faccio il gentiluomo. Fai come te pare. Vai, fai il sim. Okay, fai il sessista. No, per il sol. Vabbè, vedo se spero di non sbagliare. Omen. Sì, bravo. Cazzo, lo volevo dire io! Ma tu l'hai detto, hai sbagliato. Lo so, l'ho preso. Vabbè, questa ancora non io. Però ragazzi, fate troppo caciara. Sì, infatti. Vabbè, sì, siamo solo 45. Ho capito, ma prenotate e dite, se no passa la palla. Se non ci la mascherina, Gianluca. Perché io e te rispettiamo le norme della sicurezza. Ma manco si sente. Ma perché non c'è l'audio messo? Io non ho toccato un cazzo. Questo è The Sound of Silence. Infatti, ma perché non si sente? Non lo so. Comunque, vabbè. No, però si sentiva il countdown, raga. Cioè, funzionano le casse. No, non c'era l'audio. Eccolo. Io. Si sente il caso. Janis Joplin. Sì. Non so la canzone. Ok, 10. Perfetto. Ma io se provo. Posso. Vai, chitarra. Prova. Right, baby. Là. Sì! Bravo! Attenzione! 10 e 10! Marra, c'è avuto un momento... Solo dal frame! Bravi! Sì, ma quella. Perché non si sente un cazzo? No, questo... Ma perché? Top scam? Ma non è che hai messo... No, sì, sta nel il countdown si sentiva. Se sente il countdown dei 5 secondi si sente. Sì, cazzi. Ma io per copyright. Ho capito, ma... Ma non era quella! Ma come si... No, togli le subito. Ho avuto un attimo di Marra, ma che cazzo dici? Vabbè, posso sbagliare una cosa. Ho fatto Marra, che cazzo dici? Marra, spam di Marra, che cazzo. Non si sentiva l'audio. Non c'era neanche l'audio. Non ci siamo, eh. Non c'era neanche l'audio. Non c'è podcast in Italia e fate queste cose. Ma andiamo avanti. No. Mi dissocio. Ormai sto controllando. Ma c'è sto rumore di fondo. Ma che è sto rumore del cazzo? No. Top scam. Io! Aspetta, oh. Irene, credo. Ma come? Vabbè. No, ho sentito prima tu dubbi. Gli ACDC, però non so la canzone. Ok, 10 punti. Simone, vuoi provare la canzone? Ma è andato, non si sente. Io! No, dico il titolo. Okay. Quella che ho detto prima, Thunderstruck, ci riprovo. Pela, vai tu. Io dico di... volevo di Thunderstruck pure io. Play. Io dico TNT. Era prima di TNT. No, era prima di TNT. Ma allora volevo dire perché no. È ancora al frame. Ah no, prima no, era in pausa. Cazzo sta. Ah, ok. No, flashato. Allora stavo in play prima. È così. Top scam. Ah, credo. No, piccolo errore di montaggio. No, ma senti sotto. Senti sotto. Se si sente il countdown delle canzoni, no, vuol dire che hai fatto qualcosa mentre ho renderizzato. Mi sa qualche errore nel rendering. Vabbè, tanto stiamo alle ultime. Vabbè, tanto stiamo alla fine, ragazzi. L'hai detto? Vabbè, se Chitano l'ha detto, allora 10 punti, no? L'avevo buttato là. Non vale. Non l'ho sentito. È stato illuminato. Io gliene darei 10 solo perché non c'è l'audio. Non t'ho proprio sentito. Vai, senza vai, audio vai. Io gliene darei 10. Senza musica praticamente. No, 10. Oh, ma tutta gente. Mickey Rourke. Io li perdenzo. È Mickey Rourke. Albus è silente. Porco Giuda. È vero. Zio. Line Near the Sky Near the, come cazzo si pronunciano? Okay. Sweet Home Alabama. Sì, è 10 punti. Singing songs about Southland. I miss Alabama once again. I think it's a sin. Yeah. È l'autismo che aiuta. La cifra. Well, I have Miss Young singing about. Senti il countdown. Come funziona? Guardiamo per montaggio.
Ce l'ho! Steven. Adriano Celentano. No. Chitano, Chitano. L'ispettore Gatti. Sì. Oh, ma che bello. Di. Dai. Io. I Cavalieri del Re. No, no. Raga, porca puttana. No, fermi, c'è lei. Vai. Sì, 10 e 10. Ma porca puttana, era ovvio che era questi due. Appunto di. Ma cazzo, era il Cavaliere dell'Arena. Parola di ispettore Gadget. Parola di ispettore Gadget. Non si sa condavo, no? Sto a prendere. Ma avete sentito le prime note, dai, rimetto. A me mi pare in film, ma non penso se me pare. Ma si sente? E sarà la sigla di ma che potete capire uguale, potete capire uguale. È un film. È un film. I titoli di coda, è finita la... Ragazzi, grazie mille per aver visto questa live. È un altro gioco. Dai, è famoso, dai. Ma non è che la musica è proprio sto sotto. Dei 80. Ah, raga, leggete. Ah sì, è Libertà, Simone Santoro. Uguale. Cioè, Futurio. Questa secondo me la poteva andare in Abba. Come pareva 2001, ma non è. No. C'era scritto. Ma Vertigo, Dio. Vertigo. Ma l'avevo pensato. Testo del titolo qui. Testo del titolo qui. Che significa? Le penso un po' di una cazzata. No, fastoso. La donna è vista. Sì, è quello, Vertigo. Di Herman, Bernard Herman, top. Pure dentro, sì, ma fatti Satana. Ma secondo me è qualcosa delle casse. Basta, no. Perché l'ho rivisto io. Non si sentiva molto sto bene. Sto sotto fondo del cavo. Vabbè, ha fatto così sul tavolo, fine. Mi sento. Questo successo sto sottofondo da un silenzio, senso ragazzi, guardate il che frame. Silenzio, cosa lo fa? Brava! Indiana Jones, Stem Song? Sì! Attenzione! Ma che cos'è? 10 punti, perché è partita. Vabbè, John Williams. Oh. 100 punti, eh. Dai, amore! Ivan Greco! Il villain! Ok. Un applauso. Applauso. Ma la classifica, svegliamola, Marra. Parti dal fondo. No, no. Combattutissimo. Classifica. Svegliamo la classifica. Allora, io partirei dagli ultimi posti, cioè chi non ha azzeccato un cazzo a zero. Esatto. Stato... Va umiliato. Vabbè, chi è allora l'umiliato di oggi? Ivan, Tago e Buca a zero. No! Il gioco era sta più vicino allo zero. Sotto al tavolo, sì. Ha vinto Tago. Allora, poi andando a salire. Edoardo 15 punti. Bravo. Steven, pari merito con il Neromante, 30 punti. Aia. E pari merito col Trono, 30 punti. Bravi tutti! Chat aperta! Sì, apri la chat. Poi ci sono tre... Ma siamo fatto schifo. ...allo stesso punteggio. Barbix Anax, Kitano e Pela. Quanto è Sanax? 45 punti. Buono. Alex, 60 punti. Podio, vai! Mi manca. Podio, primo, siamo? Primo posto, ovviamente, Simone. Secondo posto... Già si sa, dai. Lei! Lo sapevo! Lo sapevo! Anzi... c'è da dire! C'è da dire! Lei! Io... C'ha ragione! Vabbè, noi ci siamo visti! Se lui è lui... ci siamo visti! A mia discolpa che ci siamo visti! Ci siamo visti una volta oggi, sola e non mi sono presentata. Esatto. Io sono Veronica Artuna e faccio i fumetti. Esatto. Non ci siamo, no, non ci siamo mai presentati. Ma cosa hai scritto sul foglio, Davide, scusa? Appunto, esatto. Davide, ma io avevo fatto la previsione all'inizio. Attenzione. Aspetta, dammela. E adesso, Simo, sei pronto? La cioè, l'ho fatta proprio per te. Vabbè. Ok. Vabbè, ma sei mentalista. Io avevo mentalista. Sei partito, okay. Che già stavo a 40 punti. Io avevo tutti i nomi. Ma sei uno scammer.
Boni, sbattezzata lei. Io avevo fatto la mia previsione prima che cominciavamo il gioco. Secondo voi, cioè secondo te, io avrei mai potuto sapere che avresti vinto tu. Ne avevi indovinato due. Ha vinto Simone. Ho detto, avrei mai potuto immaginare chi avrebbe vinto? Sì, Simone, in realtà sì. Guarda, in realtà no, l'hai scritto dopo che ho azzeccato la prima in un millisecondo. Ma sì, ma siamo in 30, l'avrei mai potuto sapere. Ti faccio la cortesia. Levate il vino. No, cioè, possiamo cioè, anche poi... l'avrei mai potuto sapere. No, 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 impossibile. Io secondo me l'ha scritto lei. No, 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 no. Lei. Io, giustamente... Se ha scritto lei, io ora mi denudo. Giustamente, giustamente io, non, lei, io non, avrei, non avrei mai potuto saperlo. Non infatti, ho scritto esattamente no. Grazie, ragazzi. No! Grazie. No! Bravo! Grazie. E dopo questa io vado a casa. Grazie, è stato un piacere, ragazzi. Allora, il vincitore di oggi... Dudubbi! Dudubbi! Wow! Riceverà il premio che è stato preso a sorpresa. Allora, per il vincitore di oggi, però ci dispiace che rimanga qui dentro direttamente casa. Dall'azienda che okay. sponsorizzerà Alex. Perfetto. È andata oggi a, a fare i rifornimenti appositamente per il vincitore. Poi, ho anche no, il cedriolo di Lucy Lane, cioè di là. Non l'ho buttato perché sono un clochard. Comunque... Bellissimo, stupendo. Ma da paura. Vabbè, poteva andare peggio. Vi siete divertiti? Sì. Prossima edizione italiana, per cortesia. Per vabbè, prossima puntata italiana. Grazie. Tre italiane, credo. Tre, quattro. Vabbè, si può fare. Radio Boomer Italy. Si può fare, si può fare. Va bene. Vabbè, magari organizzi te, Ivan. Fai la playlist. Scelga lei, Ivan. E presenti tu. Stavolta è stata combattuta, dai. Sì, beh, vabbè. Qua c'erano quasi tutte robe. C'era di tutto, infatti. Sì, ho fatto un mix generale, sì. Ma oh, c'è sta, va bene. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie a voi, grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti. I Gillei. Grazie, grazie mille, grazie al cazzo. No, scusa davvero, ma non mi ricordavo. No, ma cioè, siamo, ci siamo mai presentati, tra l'altro. Non mi ricordo manco io. Instagram. Veronica Artun. Marchetta incredibile. Eh beh, ci sta. Sì, sì. La seconda classificata. Sì, ma lo devi dire al microfono. Ha fatto il culo a tutti. Salve, comunque, Veronica Ciancarini. Veronica Artun, facci i fumetti, non vi potete sbagliare. Ma tu ami la musica? Eh? Ami la musica? Cioè, sei abbastanza esperta. Sì, sono anche cantante in realtà, ah, ma non lo dico mai. Ma tutto fa. Oh, vedi, Adesso ci canteremo le canzoni in napoletano. No! No, oh, la livella, la ma no per la canzone, ma per il napoletano. Ma tu sei bravo. Vai, 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 Steven, sì, cantala tu. Sì, vai, Steven, vai. Fermi tutti, c'ho un'idea. Vai. Io ti dirò come, le ferma, cose ferma. Dette mai. Ma come cazzo, ma aspetta. Com'era? Fai una cover di Nico Pandetta. Ma di Nico Pandetta. Karaoke di Nico Pandetta. Adesso. Ce l'ho. Vai, vai, karaoke di Nico Pandetta. Vai, vai al karaoke. Vai. Dove va? Tony Colombo. Ma che sta succedendo? Karaoke di Nico Pandetta per chiudere. Bello. Tutto mondo lo sa pure già. Aspetta, aspetta. Marra, marra. No, nata vota. Avevo intuito. Marra. Era un Nico, Nico Pandetta. No. Ma dove andate? Ma perché, oh? Ma dove andate, oh? Filippo, questa Marra, cosa no, 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 è stato buona a me, buona. Metti il video del conoscitore, c'è live il conoscitore. Ma che è sto scam, raga? Ma che sta succedendo? Ma perché state andando via? Volevo un karaoke. Vabbè, facciamo. No, karaoke. Lo facciamo lo stesso, non me ne frega un cazzo. Ma cosa, che karaoke sto mettendo? Karaoke di chiusura. Karaoke Napoli Edition. Ma l'ho detto. Quel bell'uomo. Pare quello che spezza i mozzi. Pare la Joker. Non vedo però. La conoscete questa, sì? Questa no. Cioè, no. Io de Pandetta ne conosco un paio. Ma è, è un plagio. È un plagio. Questa no. Vai, vai, vai. Vabbè, quella che conosci, scusa. Vabbè, io ma io conosco Tony Colombo. Famosa, più famosa. Tony Colombo. Vai. Io, dai, andiamo, andiamo, andiamo. Va bene così. Nico Pandetta. Tu volei soccorno, no. Esatto. Come prima volta. Vai, vai, vai. Come quando dicevamo della nascita, ma sai con me, dimmi tu a se stai, non sai come manca, te cerco ogni giorno perché voglio a te ancora una volta, mi manca st'amore, mi manca perché voglio a te, ma quando ricorderò.
Sotto casa. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie, basta. Ci vediamo domani alle ore 15. Grazie a tutti i partecipanti. Grazie a Marra. Grazie. Che si è fatto un culo così. Grazie Marra. Grazie Marra. Grazie Marra. Grazie. Sigla. Ci sfrattano. Vai, fai la sigla melodica di questa. Tu mi senti? A posto, ma non mi sento molto bene. Ma quando ricevo non ti conosco mai. E mo tu non stai con me, dimmelo quanto stai. Non sai come mi manca, ti cerco ogni giorno perché voglio te ancora una volta. Mi manca st'amore, mi manca perché voglio te. Ma quando ricordi in da mente, quando le mie labbra baciavano, solo con lo voglio sempre più, ma non mi volevo. E mo la sala lontana tutti a tutti strani. Ma stasera la terra per me tutti i cani alla lana. Tu le sai ancora la canzone da davanti. Venite su a smettere sotto la ragazza. Ma muova da sta bocca una davanti. O se la gente non vive più a muova l'amore. Perché mi fa morire. Dimmi l'ango, non ci credo, da tu me l'ha stato, non mi paro vero. Non sai che facesse, va vedi stambur. Sai che se montagne ci costruo cuore ancora. Giuro, sto a scena pazzo, tu non mi grida, posso morire. Se questa storia d'amore potesse fornire. Voglio te, ancora una madre. Mi manca st'amore, mi manca perché. Voglio te, ma quando ricordo. Labbra baciava, solo con lo voglio sempre più, ma non mi volevo. E mo la sala lontana tutti a questi strani. Ma sta giura da te da bambino si cambia la radio. Pulisse ancora la canzone da davanti. Venite su a smettere sotto la ragazza. Ma vuole da sta bocca una davanti. O se ne siete non vive più a muovere. Mi fa morire, facciamo amore dai dimmi di sì. Già se ti guardo mi fa sciambazzì. Non mi guarda con chi sto chiedo infuso. Saggio sbagliato perché sono geloso. State tranquilla.